Vai. Nuova puntata di Dopo il Caffè, abbiamo un nuovo ospite con noi, presenta. Franco Pietro. Nato a? Cantù. E cosa ci facevi a Cantù? Le chiedo a mia mamma. Nato a Cantù, ma cresciuto in Ischia e poi diventato un viaggiatore col passare del tempo. Adesso sei a Siena, un tuo giudizio sulla città? È sicuramente positivo, è una bellissima città dove si vive bene, tranquilla, e dove ci sto bene, la famiglia si trova bene. Questo Siena si può dire già salvo dopo domenica? No, direi che abbiamo fatto un bel passo in avanti, ma salvi ancora no, perché ci sono da conquistare altri 4-5 punti per la matematica, però mancano 8 giornate, quindi siamo preparati alle prossime giornate. Tanto sabato si va a Bergamo, te avevi da andare al mare o cosa? No, c'è la Pasqua, la festa, io ho preferito la Pasqua a casa e lasciare il compito ai ragazzi. Giustamente, anche perché se non fai così il riposo Sandino non te lo dà in nessun modo. Quest'anno è tutto. Franco Prienza, di nuovo a Siena, tutti dissero una seconda punta nel 4-4-2, non può mai giocare e puntualmente l'anno scorso ha giocato. Quest'anno in Serie A Prienza all'esterno non lo può fare e puntualmente è sempre presente in campo. Porta bene, lo smettiamo un po' tutti e sono contento, ma l'importante è avere sempre la voglia e di mettersi in discussione, in mostra, come ho fatto l'anno scorso. Quest'anno sono contento delle cose che sto facendo, come d'altronde la squadra sta facendo un grandissimo campionato. Grandissimo campionato e senza dubbio tanto merito il tuo, perché penso la qualità anche da Pienza a Siena, tante squadre non ce l'hanno. No, quella mi è sempre stata, diciamo, riconosciuta, un po' meno magari il sacrificio, la corsa, però sono doti che comunque io sapevo di avere. Però direi che la mano dell'allenatore quest'anno è stata importante, che ha dato un'identità di gioco alla squadra, un'organizzazione, e come è giusto che sia che le squadre si devono salvare, ci vuole una squadra in campo messa bene, organizzata, che corre più degli altri, cattiva, per poter raggiungere la salvezza. Brienza è un gran campionato, mancavano i gol, col Palermo è arrivato, cosa hai pensato quando Tezzi fa lo stop e voleva battere la punizione? Dopo il rigore voleva calciare anche la punizione, ha detto almeno lascia mi batte la punizione, e quindi no, è andata bene, ero un po' dispiaciuto, ecco, non essere riuscito ancora a far gol, ci tenevo, dopo comunque tanti sacrifici è arrivato anche a quella gioia. Quella partita dove meno male sia Multi sia il Palermo, tutta Italia ha definito un cascatore, visto che piace simulare, i rigori ce li avevamo sempre dati, quindi giustamente andare a cercarne altri. Sì, no, sono interpretazioni comunque dell'arbitro. Io sono stato sbilanciato in quell'azione, poi sono caduto e l'arbitro ha ritenuto che fosse rigore, ma in altre occasioni, tipo Firenze, dove comunque sono stato colpito, sono stato ammonito per simulazioni dove non c'era. Quindi direi che nell'arco di un campionato ci sono questi episodi. Quindi se devono ammonire caschi per conto suo perlomeno. No, magari ci cascano loro. Questa sera è un gran gruppo, un aggettivo per definire Sandino? Un personaggio, un bel personaggio. No, è una persona comunque molto semplice, con piena di valori, perché viene da molta gavetta, quindi è arrivato comunque in Serie A in punta di piedi, si è messo a disposizione del gruppo, ha capito il gruppo fin da subito e sta ottenendo dei risultati impensabili, credo, anche per lui, perché comunque avere 36 punti a 8 giornate dalla fine e aver raggiunto la semifinale di Coppa Italia, penso che ha svolto un grande lavoro. Merito, penso, di tutto il gruppo, un gruppo che penso veramente sia uomo di punta nello spogliatoio nel mercato di gennaio. Il merito sicuramente di tutti, perché il gruppo è fondamentale per tutti gli obiettivi che si vuole raggiungere, da chi gioca sempre e da chi soprattutto gioca meno, quindi da questo punto di vista il Siena ha fatto un ottimo lavoro. Sì, dispiace per Emanuele, intanto che fuori uno come lui è arrivato come Dani, ha fatto gol, la sua assenza si sente? Sì, è una perdita sicuramente per noi importante, si vede anche comunque dalle ultime giornate
il lavoro che faceva Manuele per questa squadra, che si metteva a disposizione, dove faceva salire la squadra. E dispiace per lui, ma purtroppo nel calcio sono cose che possono capitare. E noi dobbiamo mantenere la categoria e poi lui comunque l'anno prossimo sarà di nuovo a disposizione. Usciamo dal campo, parliamo un po' di Brienza fuori dal campo. Innanzitutto, tornando al calcio, se ti domandano che ruolo fai, che dici? Tutto fare. Tutto fare, sei il classico giocatore che al fantacalcio. Come Messi. Il classico giocatore al fantacalcio, però attaccante gioca a centrocampo, non si è penalizzato, infatti. Anche perché gol ne faccio poco, quindi magari qualche assist, quindi per il fantacalcio è un po' penalizzante. Dicevamo fuori dal campo, super sposato, padre, che ci dici della tua famiglia? No, la mia famiglia per ora sono fermo a uno, spero di incrementare, diciamo, speriamo, e quindi speriamo che l'area di Siena mi porti bene. Tua figlia che dice quando si deve giocare? Mia figlia domenica ti racconta che quando mi ha preso Andanovic si è messa a piangere. Ha visto l'omone gigante. Si è messa a piangere. No, ora inizia a capire, ha 7 anni, quindi inizia ora a capire un pochino, e è contenta, viene sempre allo stadio, si diverte. E l'importante è quello. Sì, i bambini, è importante che si divertano. Senti, ti dico un po' di giocatori, me li racconti un po'. Si parte dall'attacco, destro. Destro è molto giovane, ma secondo me mette la moglie a sentire l'intervista. E può diventare un grande giocatore, ma anche un campione. D'Agostino? D'Agostino è un giocatore dalle qualità che non si discutono. Quest'anno è stato un po' messo, diciamo, in discussione, ma credo che ha delle qualità che non si possono discutere, un po' magari penalizzato quest'anno dal ruolo, però all'inizio del campionato ci ha dato una grossa mano, ora sta rientrando per contribuire alla salvezza. Del Grosso, che secondo me è stata la rivelazione di quest'anno? Del Grosso sta facendo un ottimo campionato e sono contento perché se lo merita, e dopo comunque anche l'anno scorso credo che abbia fatto molto bene, sono felice perché è un bravissimo ragazzo. L'anno scorso hai detto, primo campionato che hai vinto, ti è toccato venire a Siena dopo, non giocavi a Reggio, sei venuto a Siena a vincere un campionato, è strano il calcio. Non è il primo che ho vinto. No, a Reggio ho vissuto un'esperienza all'inizio molto bella, poi un po' dopo particolare. Però a Siena sono venuto con l'intenzione, ecco, di vincere subito il campionato, quali erano comunque gli obiettivi della società, del mister. E sono stato contento comunque di aver conosciuto una persona come Conte, che mi ha dato tantissimo, e il merito comunque di anche questo sacrificio che sto mettendo ora, anche merito suo. Sacrificio, impegno, quindi tanto poi ci sarà anche qualche gioia. Brienza dove lo ha festeggiato? Un molto ragazzo molto tranquillo, in casa, con la famiglia, non, anche l'età perché comincia a non permetterlo. Nella tua carriera il momento più bello e purtroppo quello più brutto, e poi salutiamo. Ma il momento più bello è quando comunque sono riuscito a esordire in nazionale, sicuramente. Il momento più brutto spero che non, sicuramente sono le retrocessioni, quelle che ti fanno pensare alla negatività. Ora basta. Ora non basta, l'abbiamo già dato. Siamo a posto. Un saluto a tutti coloro che ci guarderanno. Grazie a tutti, un saluto a tutti i tifosi del Siena.